Cari amici, oggi sui giornali ci sono ovviamente le battute di Berlusconi sul fatto che manderebbe il Movimento 5 Stelle neanche a pulire i cessi nella sua azienda, Salvini che si arrabbia e l'ipotesi dunque che ci sia un incarico a fico, ma anche e soprattutto che si avvicini un governo Movimento 5 Stelle e Lega senza Berlusconi. In bocca al lupo, un governo che avrebbe 6 o 7 voti di maggioranza al Senato non può vivere ovviamente a lungo se non facendo quella compravendita di voti che se la fa Berlusconi va in galera, se la fa Lega evidentemente, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle è tutto possibile. Però, l'unica notizia importante di questa giornata è quella che è emersa ieri e che oggi c'è su tutti i giornali, e cioè la condanna a 12 anni di Mori e Subranni, a 8 anni di Dell'Utri, 7 di Dell'Utri e di un altro dell'assistente di De Donno, di Mori, insomma le condanne per la trattativa Stato-mafia. Allora, si tratta non di una sentenza shock, si tratta di un orrore della nostra giustizia, si tratta della cosa più tremenda che io abbia sentito negli ultimi anni. Sto esagerando? No, non sto esagerando. Sono l'idea di vivere in un paese in cui un PM come Ingroia, peraltro oggi a sua volta indagato perché si faceva i viaggetti a spese dei contribuenti, e un altro PM di Matteo, basta leggersi oggi l'intervista al Corriere della Sera che ha detto che è tutta colpa di Berlusconi, cioè due PM che sono del tutto politicizzati, sono riusciti a far condannare in primo grado dei servitori dello Stato. Beh, io dico la verità, questo è un paese che mi mette una paura incredibile, ma incredibile. Andiamo a capire subito, a partire dalla Strillone, altro che del Movimento 5 Stelle, ma delle procure, che è il fatto. Sentenza storica che riscrive la storia della fine della Prima Repubblica. Il processo di Norimberga lo definisce Travaglio. Questo per darvi il senso della grandissima eco, diciamo, mediatica che oggi avrà. Condannata la violenza, il motivo per il quale sono stati condannati a 12 anni Mori e Subranni, i due carabinieri del ROS, è per violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Chiaro? Intanto sgombriamo prima il campo di un equivoco. Non sono stati condannati perché mafiosi, perché non potevano ovviamente condannare Mori, generale Mori e gli altri per mafiosità, ma sono stati condannati perché avrebbero minacciato un corpo politico dello Stato. E come l'avrebbero minacciato? Trattando con Cosa Nostra per disinnescare la strategia stragista che aveva fino a quel momento adoperato Totò Riina. Poi è stato condannato anche Dell'Utri perché improvvisamente, ovviamente ci vuole un pizzico di berlusconismo, perché Dell'Utri avrebbe fatto da tramite tra il governo di Berlusconi e questi carabinieri che stavano trattando per disinnescare la trattativa, le stragi. Ci sono tante cose che non quadrano. Guardate, se qualcuno di voi dice ma non è possibile che tutte queste cose che non quadrano, è arrivato Porro e le ha trovate, in realtà oggi le scrivono la Conti, Sottile, tante persone scrivono sui giornali, io vi voglio soltanto dire una cosa, amici miei, ricordatevi una cosa: Enzo Tortora fu condannato a 10 anni di carcere, Enzo Tortora, 10 anni di carcere, perché un magistrato negligente aveva pensato che E.T., Enzo Tortora, era il nome scritto sull'agendina di un camorrista, invece si riferiva a tutt'altra persona. Chiaro? È stato condannato a 10 anni in primo grado Enzo Tortora e poi ovviamente è stato assolto. Perciò voglio dirvi, nel momento in cui si è condannati, tutti pensano questa roba qua, le assurdità che vengono fatte dai magistrati e che vengono talvolta avallate dai giudici sono una vergogna. Poi dopo, grazie a Dio, c'è l'appello e la Cassazione. Ma andiamo avanti su tutte le incredibili situazioni di questa vicenda. Intanto partiamo da un presupposto, come dice oggi l'Avvenire. La sentenza non ci dice che i contratti furono esperiti o tenuti di fronte ad esponenti del governo. La stessa sentenza di condanna non ci dice che fossero fatti davanti a questo. Esatto, Enrico Tortona era il nome di Tortora, grazie a uno di voi che me lo ricorda. Enrico Tortona diventa Enzo Tortora. Quindi la sentenza stessa che condanna a 12 anni i carabinieri e Dell'Utri non dice
che ci furono dei contatti tra governo e mafiosi. E allora noi tutta questa trattativa Stato-mafia in che cosa la leggiamo? Con tre funzionari, anche se altri funzionari dei carabinieri, che avrebbero trattato per il governo. E poi c'è un altro piccolo particolare, no? Un altro piccolo particolare. Quando avvennero le stragi di mafia, le cosiddette stragi di mafia? Beh, avvennero tra il 92 e il 93. E i governi a quell'epoca erano i governi di Amato, di Ciampi, di Scalfaro. Quindi la trattativa Stato-mafia improvvisamente si riesce a comprendere oggi dai giornali, poi lo vedremo in intervista, che è stata fatta da Berlusconi, da Dell'Utri e dai suoi uomini, con Mori e Subranni. E scusatemi, e quelli precedenti? Tra l'altro la trattativa Stato-mafia, che non ha avuto nessuna prova di qualche cosa che abbia effettivamente fatto il governo a favore della mafia, una cosa c'ha, un limite c'ha, e cioè che dice che avrebbero alleggerito il 41 bis per i mafiosi. Chi ha alleggerito in effetti il 41 bis per i mafiosi nel 93? Lo sapete chi? Conso. E il governo di chi era? Era un governo di Ciampi. Cioè ancora non esisteva Berlusconi, però è sempre colpa di Berlusconi. E comunque quell'alleggerimento, ha spiegato più volte Conso, non aveva nulla a che vedere, una cosa precedente alle stragi di mafia. Era per la sua garantismo rispetto al 41 bis. Allora io mi chiedo e vi chiedo, guardate, leggete tutti i numeri, leggete, non leggete il fatto, cercate di capire che cazzo di abominio come quello di Tortora è stato fatto con questa sentenza. Ma andiamo avanti! Voi pensate che Mori e Subranni siano allora questi delinquenti che stavano trattando, diciamo, non con il governo, perché questo è appurato dalla sentenza, ma per cavoli loro stavano facendo una trattativa sotterranea per i mafiosi per non farli fare più le strage. Ma chi è che ha arrestato Rina? Chi è che l'ha arrestato? L'ha arrestato Mori. Cioè, l'uomo che tratta con la mafia è l'uomo che resta il capo dei capi. Ma voi me lo dovete spiegare come sia possibile. Tant'è che un'altra cosa che non vi dicono i giornali oggi, se non appunto Sottile e tanti altri, è che Mori, sull'idea di trattativa Stato-mafia, cioè sul fatto che lui avesse avuto dei contatti con mafiosi, è stato processato altre 4 volte. 4 volte assolto sulla trattativa Stato-mafia. Era un carabiniere, era un uomo dei servizi segreti che aveva ovviamente rapporti con qualcuno della mafia, ma tra questo dire trattativa ne passa il mondo. Cosa ha portato la trattativa? Qualcosa? No, non ha portato a niente. Ma andiamo avanti. Questa trattativa si regge su un papiello che è stato più o meno diffuso dal ventriloquo del grande mafioso Ciancimino. E chi era il ventriloquo di Ciancimino? Il figlio Massimo Ciancimino, quello che andava con un'ingroia a tutta quanta la caravanserraglio di Travaglio, di Santoro. Bene, il caro Ciancimino in questo processo è stato condannato a 8 anni. E sapete perché cosa? Non per la trattativa Stato-mafia, ma perché era un calunniatore nei confronti del capo della polizia De Gennaro. Quindi tu fai tutto questo processo sulle accuse e sulle finte carte fatte da uno che è stato condannato per calunnia e metti in galera 2 carabinieri che in realtà hanno arrestato Rina. Io non lo so se questo può essere un paese normale. È una cosa incredibile. Andiamo avanti. Oggi De Matteo, il PM, fa un'intervista, perché i PM questo fanno, e dice: evidente i rapporti tra i clan e il cavaliere. Cioè tu ottieni una condanna per i fatti del 92 e del 93, le stragi del 92 e 93, Berlusconi non c'era ancora, non era ancora al governo, non l'aveva fatto, il governo comunque di Berlusconi durò 8 mesi, dal 94 al 18 gennaio del 1995, e tutto quanto, dice Di Matteo oggi, titolo sul Corriere della Sera, trattativa Stato-mafia, periodo di Conso, periodo di Ciampi, periodo di Scalfaro, periodo di Amato, e il problema qual era? Era il cavaliere. Che in 9 mesi non gli trovate una roba che fa a favore dello Stato mafia, ma si condanna Dell'Utri perché si considera che Dell'Utri fosse questa famosa cinghia di trasmissione. E dice Di Matteo: è stato dimostrato che era la cinghia di trasmissione tra gli affari del cavaliere e la mafia, e anche tra la politica e la mafia. Questo è l'incredibile teorema avallato oggi da 8 giudici. E qui c'è il problema, e ve lo dico chiaramente perché non me ne fotte nulla. Sapete qual è il problema? Che degli 8 giudici c'erano 6 giudici popolari, che Travaglio nel suo pezzo dice: questo è il senso della verità di questa giustizia vera. No, quei 6 giudici popolari sono stati influenzati da una campagna di merda e di fango su 2 carabinieri come Mori e Subranni, che hanno fatto il loro mestiere. C'erano quei cretini con le agende rosse di
Borsellino, che sono un insulto alla memoria di Borsellino e di Falcone, ed è un insulto dedicare questa sentenza e questa vittoria ai giudici Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia, davvero, la quale mafia è stata arrestata proprio da Amori e Subranni, va bene? Chiaro? Ma c'è un altro punto che io voglio dire, prendete questa zuppa che ho fatto oggi e rivediamocela fra 2 anni, fra 3 anni, quando arriverà la sentenza di appello, quando si sarà calata, Berlusconi non sarà più forse ingarellato per la presidenza del Consiglio, per il governo, per il Quirinale, saremo tutti quanti un po' più calmi, la magistratura sarà meno politicizzata, meno, come possiamo dire, questa magistratura che deve partire a tesi, è un orrore, ci potete capitare anche voi potete capitare, io ci sono capitato, ma voi ci potete capitare, e se l'etichetta diventa mafia, non ci uscirete mai più, verrete mascheriati per sempre, farete la fine di Tortora, che era Tortora, Mori e Subranni e De Donno, oltre ovviamente a Dell'Utri, pagheranno con la vita questa sentenza di primo grado, e Di Matteo, Ingroia, questa gente qui ce l'avrà sulla loro coscienza. Sì, io sono lo strillone Lorenzo Di Berlusconi, io sono lo strillone di persone che vengono ingiustamente condannate, come nel caso di Mori e di De Donno. Chiaro? Questo sono. Leggete tutto, leggetevi non soltanto il fatto, io vi chiedo di leggere i dettagli, la follia, l'idea che un carabiniere abbia trattato con i mafiosi per portare che cosa? Cosa gli avrebbe mai portato? Questo è l'altro punto incredibile. Vabbè, insomma, l'ho spiegato con chiarezza, penso che questo sia l'unica cosa che valeva la pena raccontare oggi, per il resto, tutto il resto, come dice il mitico Califano, è noia. Ciao!